Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Siamo sempre qui sul gioco dei Guardiani della Galassia per questo gameplay walkthrough per riprendere esattamente da dove abbiamo finito la volta scorsa, ovvero nel bel mezzo della boss fight contro il mostrone della regina Hellbender. Quindi direi di continuare senza ulteriori indugi e mentre c'è il caricamento vi ricordo di mettere un mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e di iscrivervi al canale. Ecco qui, esattamente, avevamo appena tagliato tutti i tentacoli. Pioggia di fiamme? In che senso? Ok. Ah! Ma gli faccio danno almeno? Farli affilati all'interno. Chissà, ma non è più un problema. Più uno per me. Ok. Guardali, Gamora. Questo lo senti? Chissà che è bruciore di stomaco. Lo trovo improbabile. Oh, fermora. Brazzo, sono rovesci. Vuole sapere perché non distruggiamo il nucleo? Che nucleo? Dovrei sparare a qualcosa? La tua stessa arma sarà la tua rovina! Basta non mancare il colpo! Boh, non... Questi campi andranno nel paradiso delle gelatine! Ora dovrebbe... Eccolo, eccolo, vai! Sconfiggi l'abitatore nel buio, sconfitto, perfetto. Bella! Ragazzi, e mo si fugge, immagino. Salvi. Oddio, chi è Nosher? Siamo ancora tutti interi! Dobbiamo alzare i tacchi, è in fretta! Mettete tutti le cinture! È così che si guida. Non è il caso di festeggiare, abbiamo commesso un errore. E una bella valanga di soldi. Non si sfugge alla furia di Lady Hellbender. Questo lo vedremo. Ma che... Oddio. Ossa saranno mie, guardiani della galassia. Abbiamo creato il nostro super cattivo. Quindi siamo punto a capo, ci servono le unità che non abbiamo. Ci darà la caccia fino alla fine dell'universo. E abbiamo anche un nuovo nemico. Siamo fuggiti da quel sassetto con i soldi, no? Sì, soldi che ci hai costretti a rubare. Beh, ah, non è vero, i soldi li abbiamo rubati. Fatto a Citopia, vero, vero. Non ti sei lamentata. Lady Hellbender non è mica una banca. Già, è vero, perché se lo fosse, avremmo molti più soldi. Ehi, 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 un problema alla volta. Lady Hellbender si vendicherà, ne sono certo. Le toccherà mettersi in fila, prima devo chiamare Corel. Prima paghiamo questa multa, meglio è. Sì, così poi possiamo tornare a fare i pezzenti. Che strano. Tu pensi solo ai soldi, roditore? No, penso spesso anche alle bombe. E all'alcol. Bombe fatte di alcol. Nikki? Sei tu? Sei davvero mio padre? C'è un problema di connessione. Vai a torcigliare. Sì, non va. Nikki, sai dov'è tua madre? Ho bisogno di parlarle. Con me. Dentro di me.
Quando sono partito, sono entrati nella zona di quarantena. Sono salita e ce l'ha. Provato a restringere la banda? Prima cosa che ho fatto è qualcos'altro. Non ti sento, Nick. Passami la mamma. Sapevo che un padre... così tanta luce. Lui ha detto che è un miracolo. Temo sia successo qualcosa alla ragazzina. Sì, si chiama essere dei Nova Corps. Ce la fai ad aggiustarlo? Sì, sì, non farti venire un colpo. Controllo la matrice. Posso farlo tornare. Posso far tornare tutti. Devo solo... Capitolo 5. Paga o muori. Era quell'ama di merda? Visto che ha fatto? Guarda, si è smangiucchiato tutto. Rocket, rilassati. È solo una matrice. Solo una matrice? Guarda qui, Quill. E ora dove li trovo i pezzi di ricambio? È distrutta! L'ho detto che era un errore tenere quel coso. Ma tu mi hai ascoltato? Oh, no, no, no. Nessuno ascolta Rocket. Lui serve solo a riparare la razza di nave. Ti prometto che la ripareremo al più presto. Sì, come hai promesso di convincere la tua ragazza a lasciarci in pace? Sì, ma certo. Ehi, questo non è giusto. Sai cosa non è giusto, Quill? Essere l'unico a cui frega effettivamente qualcosa della Milano. Ragazzi... attracchiamo per sistemare l'antenna. Per fortuna conosco un tizio su Nowhere che ha le parti e che può liberarci del tracciante Nova. Non possiamo abbandonare la bambina. Sembrava un po' irrequieta. Il lama spaziale si è mangiato i cavi, Drax. Sarà stato un problema di connessione. E rimuovendo il tracciante, Corel ordinerà all'intera flotta Nova Corps di cercarci. Gamora ha ragione, abbiamo promesso. Io ho promesso. Vedi, se riesci a localizzare Corel, paghiamo la multa. Mi prendi per i fondelli, Quill? Almeno non dovremo occuparci della prossima missione con il fiato dei Nova sul collo. Se ce ne sarà una. Oh. Obiettivo aggiornato, vediamo un po', Pilota la Milano fino alla stazione dei Nova Corps. Traccia sul visore. Non dobbiamo smetterla di masticare la mia nave, altrimenti... Allora, andiamo innanzitutto al banco da lavoro. Più rapido, Quill. Devo riparare quell'antenna. Controlla come sta. Usiamo il banco da lavoro. Allora, che vuoi stavolta? Ti va li lancia coriandoli? Allora, continuiamo con... consumi meno carica sparando con le pistole elementali, vai. Questo lo voglio. Ecco qua. E cadenza di fuoco raddoppiata con se la salute è inferiore al 25% potrebbe essere utile. Se no vediamo un po', Questo mi piace. E voilà! Ok. Abbiamo speso praticamente tutti i nostri punti. Solo per te. Ecco. Grazie. Sei contento? C'è altro? Beh, a questo punto... confidati. Possiamo parlare un attimo? Tutto a posto? Oh, una meraviglia, capitano. Quindi è un no. Che te ne importa? Io servo solo a riparare cose. A chi importa cosa penso? Rocket, ti prego. Passivo aggressivo? Se seguo sempre i tuoi consigli non vuol dire che non ti ascolti. Siamo una squadra, ognuno ha la sua opinione. Preferisci ascoltare Gamora, quindi? Gamora? Beh, è ovvio. Gamora sa il fatto suo, bello. È l'ufficiale di rotta, le rotte per le stelle, e i pianeti, e... le comete. Rotte per le comete? Sì, a volte. E Groot è lo... specialista in vegetazione speciale. Anche la sua opinione conta. E Drax perché è speciale? Lui è... un tipo tattico. Un grande, grandissimo esperto di tattica. E poi io... quello che perde il controllo e spara a caso anziché seguire il piano. Ma no, sei fondamentale per la squadra. L'abbiamo creata insieme. Ora basta ricavarne qualcosa di valido. E di duraturo. Potremmo andare su Nowhere, come hai suggerito. Ma se non paghiamo la multa, i Nova Corps ci cercheranno.
E come facciamo i soldi? E va bene, pagare la multa ha senso. Esatto. Quindi liberiamocene e passiamo ad altro. Ci stai? Vedremo. Ecco, sei contento? C'è altro? Ok. Poi diamo un'occhiata ai punti abilità. E sblocchiamoci effettivamente questa abilità di Star-Lord. Pugno sismico. Ok. Chiudiamo sto frigo che ogni volta lo lasciamo aperto. Un'occhiata al frigo, già che ci sei. Non ho tempo per la spesa, ho roba più importante da fare. Allora, a questo punto direi che possiamo andare a fare la missione effettivamente, il capitolo 5. Ovvero dobbiamo pilotare la nave, quindi immagino di andare qui. Ma sono bambole. Sì, no, fa niente. L'ala sopra è nel sistema di taglio, le coordinate nella tua console. Ok. Ok, Corella, sono pronto a stupirti. Mi hai colta di sorpresa una volta. Non abituarti. Ragazza ha rispettato la sua parte dell'accordo, Quill. Siamo sicuri che sia lei. Controllo. Stessa denominazione di prima, è sicuramente la ala sud. Procedura standard Nova Corps. La mia nave sta bene. Quale parte? Chiedi a Quill, è lui che continua a schiantarsi. Ok, paghiamo questa multa. Quindi, okay. Quando usciamo da qui? Vuoi dire se usciamo da qui? Conosco uno che potrebbe offrirci un contratto relativamente redditizio. Io non assassinerò nessuno. Sì, non mi va di girare per la villa di qualche ricco bastardo ad avvelenargli la cena. Stavo per dire che potremmo dedicarci al trasporto di bestiame, vista l'esperienza con il lama. Assolutamente no! Rocket si calmerà, tu però cerca di non mangiare nient'altro, ok? Potremmo parlare a tutti i guardiani, però se davvero iniziamo a parlare a tutti i guardiani ogni volta che possiamo non finiamo più il gioco, quindi direi di uscire. Okay, anche perché ok, carini i loro dialoghi, però cioè, non sono niente di fondamentale. Se le fanno anche solo un graffio, i Nova Corps ci dovranno ridurre la multa. Sì, buona fortuna. È un grave negligé. Negligenza. Io cosa ho detto? Sono okay. Tutti. Quasi tutte le stazioni Nova sono automatizzate, sincronizzate con l'unimente. È inquietante. Non avevo scelta dopo la guerra. Tante sedie, poche chiappe per scaldarle. Almeno così è molto più efficiente. Certo, poi l'unimente starnutisce e bam, niente più supporto vitale. È un sistema precario. Non è così che funziona. Stai esagerando. Ah sì? Delle zucche d'oro. Classe M, nome Milano. Trasferita alla stazione R73-4PL. Presentare biglietto obliterato che prima biglietto della partenza. Rilassati, Rocket, è la procedura standard. Convinto tu? Non è la mia prima multa dei Nova Corps, né la tua. È la prima che pago. Lo sapevo. Giustamente. Stare a bordo. Vieni.
vieni, Rocket? Sì. In effetti questo posto sembra più vuoto del normale. Bene, meno sbirri con cui avere a che fare. I tuoi sospetti sulle forze dell'ordine sono sospetti. Scusa se non mi piace prendere ordini da un enorme computer spaziale. Io qui però avevo visto esattamente dei materiali. E altri materiali. Ottimo. Puoi fidarti ottimo di me, così. Quella. Lo sai che non ti sente? Cosa? Sì, lo so. Voi due avete avuto dei trascorsi, eh? Sì, li abbiamo. Dei trascorsi, intendo. Corel è una brava persona. Mi ha salvata da uno squartatore Chitauri. Certo, dopo aver provato a farmi gettare nello spazio. Sì, è la Corel che conosco. Sentitelo, Capitan Stranamore. Speri che la tua ragazza sia tutta contenta di vederti? Chi non lo spererebbe, scusa? Sì, cioè, pensavo che sarebbe stata sorpresa di vederci arrivare. Io sono sorpreso di vederci arrivare. Quel tracciante Nova non ci ha lasciato molta scelta. C'è sempre una scelta. L'ho detto, il mio contatto su Nowhere lo toglierebbe in un istante. E che succede quando una nave Nova ci scansiona e scopre della multa in sospeso? Basta non farsi beccare. Già, ha funzionato così bene nella zona di quarantena. Bene, mi sono fermato qui proprio perché vorrei finire quel video, che è una sorta di video di raccordo che conclude il video precedente, una sorta di parte 2 del video precedente, quindi un pochettino più corto. Nel prossimo video entreremo direttamente appunto nel quartier generale, qui nella base del Nova Corps, e partirà il vero e proprio capitolo 5, quindi direi di non andare oltre perché sono sicuro che poi lì partirebbe il capitolo vero e proprio. Detto ciò, quindi, mentre i guardiani litigano come al solito tra di loro, vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!